E ciao ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Recensione più Doppiaggio. Quest'oggi si parla di Trafficanti, un film filmoso che potete trovare su Prime Video, che parla di due ragazzi che si mettono a trafficare armi, che è molto banale ma che comunque può essere carino. Adesso ne parliamo. Trama, personaggi, obiettivo, come al solito trama. Allora, il nostro amichetto qui, più alto e più magro, a dir la verità fa una vita abbastanza di merda. Cioè, ha una ragazza, per carità, però da dopo il liceo è diventato un po' uno sfigatello, fa i massaggi, e gli rode il culo per questa cosa, perché vorrebbe guadagnare di più, ovviamente. Mentre il nostro amichetto qua è il suo ex migliore amico delle superiori, che non vede da un po' e che torna per il funerale, mi pare, di un altro loro amico che ha tipo stirato per incidente, non mi ricordo, vabbè, comunque è una cosa secondaria, è solo la scusa per far incontrare loro due. E niente, questo tizio qua già traffica armi perché è di famiglia, mi pare che lo zio lo faceva e tutto il resto, e quindi lo fa entrare nel giro. Naturalmente la trama tratterà sul fatto che lui porterà sulla cattiva strada lui, infatti avrà problemi con la moglie e tutto il resto, e niente, poi si dovrà vedere come finisce, non voglio spoilerarvi come va a finire, ovviamente. Detto questo, la trama è semplice, fa quello che deve fare. Posso dire che non è che possiamo aspettarci chissà che cazzo di trama da un film del genere. Io come voto darei un 6. Personaggi. Allora, come personaggi possiamo dire che lui è il classico cazzone che fa quasi sempre in ogni film. E niente, come posso dire, è sveglio, non è un coglione, però cazzeggia un po' troppo, infatti a volte fa anche dei casini. E soprattutto la cosa divertente è vedere come loro si approcciano ai casini che succedono, un po' in stile appunto The Wolf of the Wall Street. È un po' The Wolf of the Wall Street, solo di minor qualità. E lui invece è quello lì che frena un po' la coppia, però si lascia anche trascinare, e purtroppo questa cosa li porterà poi in mezzo a molti casini. E detto questo, come personaggi sono quasi finiti qui praticamente, perché la moglie sì, è una tizia fantastica a dir la verità, perché lo perdona per molteplici cazzate che fa insieme all'amico, cerca di dargli tutte le possibilità del mondo, però lui è un coglione. E poi c'è anche Bradley Cooper, che fa tipo un tizio fico che appare 2-3 volte e che è sempre fico, con gli occhiali da sole. Fine. Ecco qua. Personaggi, ripeto, pure qua non possiamo chissà che è. 6, pure qui. Obiettivo. L'obiettivo di questo film, sinceramente, secondo me, è portare appunto un Wolf of the Wall Street di minor qualità, che magari uno si è visto Wolf of the Wall Street e dice ma me ne guarderei un altro, ma non posso riguardarmi lo stesso, quindi che faccio? Mi guardo questo. Lo puoi guardare senza dire mazza che merda, però dirai sempre è meglio The Wolf of the Wall Street, assolutamente sì. E niente, quindi come obiettivo per me è centrato al 100%, però non gli posso dare chissà che boom, perché comunque non so neanche se voleva fare concorrenza. Se voleva fare concorrenza, sinceramente no, quindi gli do un 8, ok? Voto finale 7-. Consiglio di guardarlo se appunto vi piace il genere e se non avete un cazzo da fare. Tanto c'è su Prime Video, mi pare, per un bel po'. Ci vediamo al prossimo video, che sarà il doppiaggio di questo film.